Sera a te, oh, zoccolate, oh, nel blu, no, blu non mi piace. Tra l'altro ho scoperto oggi, parlando con una signora, che il blu, io non è che voglio fare distinzioni tra il rosso e il blu, è ovvio che il rosso è più bello, però, che il blu è il colore della depressione, cioè, sarà un caso. Non l'ho detto io, che poi dicono che io attacco, non l'ho detto io. Andate a studiare, andate a vedere Picasso, andate a vedere le cose. Il blu è il colore della depressione, non l'ho detto io. Quindi fate 2 più 2, fa sempre 4. Ma parliamo oggi, parliamo della formazione. Intanto partiamo male con Pioli. Allora, partiamo malissimo. Perché adesso mi dovete spiegare una roba e me la dovete spiegare sempre voi, me la dovete spiegare. Spiegatemi perché ai miei tempi, ma ne parlo come un anziano, un po' come mio nonno, quando parlava mio nonno che mi raccontava quando c'erano i miei tempi, sembra che lui era nel West, no? Col cappello e il cavallo, mi raccontava. In realtà i suoi tempi non è che erano molto diversi dai miei, però lui ne parla come se era nel vecchio West. Ai miei tempi il ritiro era fondamentale per stare insieme. Cioè, secondo me, i giovani d'oggi, ma anche i calciatori d'oggi, dovrebbero proprio cambiare. Cioè, se io apprezzo una società, ma non solo il Milan, qualunque società di calcio, questi qua vengono pagati milioni di euro. Milioni. Cioè, ci vuole più serietà. Bisogna formare più gruppo, cioè secondo me ormai sono diventati tutti dei fighetti professionisti, cioè un po' snob, un po' sì, però sabato sera vado a casa, però mi fa male il ginocchio, no, l'allenamento nel fango, no, c'è l'erbetta, non c'è il pallone, cioè oh, ma di cosa stiamo parlando? Cioè il calcio è un'altra roba, cioè ai miei tempi il calcio è un'altra roba. Adesso non lo so se i bambini oggi dove si allenano, dove non si allenano, probabilmente si allenano sul sintetico. Adesso io vado a vedere le squadre di calcio e si allenano sul sintetico. E vabbè, io mi allenavo nel fango, nelle pozzanghere, mi allenavo. Infatti c'è mio amico Scovino che saluto, che mi diceva bevi dalle pozzanghere. Ci si allenava nelle pozzanghere. Non è che ci si allenava, soprattutto c'avevamo oltre il campo, c'era un altro campo più piccolo di fianco, proprio fango puro, e lì c'era la partitella finale, in quella poltiglia lì, che era una battaglia. Cioè lì però si formava il gruppo, si formava il carattere, si formava la personalità, si formavano tante cose che oggi mancano. Oggi mancano perché uno fa il suo compitino. Anche il Milan, quando va in campo, va in campo come un impiegato va in ufficio. Stessa identica cosa. Non è che va in campo perché c'ha la passione, cioè non c'ha quella fame, quella voglia di giocare a calcio che deve battere l'avversario. No, va perché lo pagano, è lì, si sistema la maglietta, la scarpetta, tutto a posto. E fai, ma sì, dai, facciamo quest'ora di lavoro, che poi fondamentalmente si allenano tutta la settimana per lavorare 90 minuti a settimana. Quando fanno l'infrasettimanale lavorano di più e prendono milioni. Quindi io dico, siccome adesso Pioli, ho visto che ha abolito addirittura il ritiro del sabato sera per la domenica, cioè che la domenica sera e il sabato sera i giocatori fanno quello che gli pare, possono andare a bere, possono stare con le mogli a fare fichi fichi con me, possono mangiare quello che gli pare, tanto nessuno li controlla. Ovvio che se sono professionisti non lo fanno, ma anche solo il fatto di stare insieme dal sabato, tu dal sabato già prepari la partita per la domenica. A me mi insegnava un mio allenatore, molto bravo, che tu la partita, quando arrivi la domenica, l'hai già preparata. Cioè tu dal giovedì già stai pensando alla partita, nella tua testa. Già stai pensando alla partita, già entri nel mood della partita, che quando arrivi la domenica sei già pronto per la partita. Non che tu arrivi la domenica mattina, ma oggi cosa facciamo? Guarda il calendario, oggi cosa facciamo? C'ho le fettine di pollo e sì, poi andiamo a Scalo Milano
Il giubbotto l'ho comprato. Ah, cioè abbiamo la partita. No, cazzo, cioè, mi ero dimenticato, c'ho la partita oggi. Dai, dai, facciamo che ci vediamo dopo la partita. Cioè, questo è. Ragazzi, oggi è diventato questo. Questo. Che uno si sveglia, manco si ricorda che c'è la partita. Ma dove vogliamo andare così? Cioè, già dovrebbero esserci ritiri punitivi quando perdi, dovresti rimanere un giorno in più. Che tu sai che se perdi, non torni a casa la sera. Devi rimanere un giorno in più lì a Milanello. Questo lo farei per tutte le partite. Vedi se poi la domenica non lottano fino all'ultimo minuto per vincere. Fino all'ultimo minuto. Se vinci, vai a casa. Se perdi, rimani a Milanello. E rimanere a Milanello, non con le cuffie, i cellulari, i videogiochi. Le carte ti do al massimo. Le carte, quelle lì da scopa, con l'asso di bastoni, eccetera. Le carte. Se vuoi giocare, giochi con gli altri. Che almeno si fa il gruppo. Biliardino, quelle robe lì. Basta, niente PlayStation, niente cellulari, cellulari aboliti. Quando si entra a Milanello, cellulare, dovrò mettere all'ingresso di Milanello, no? Quando si entra a Milanello, cellulare nell'armadietto e tu entri. Poi, se ti serve, che devi chiamare, così, torni, prendi l'armadietto, usi il cellulare, lo rimetti lì e entri. Un po' come quando vai tipo alla spa, no? Non è che te lo porti in piscina, lo metti nell'armadietto. Massimo, tu mi dici, ma se c'è un'urgenza di qua di là. C'è il telefono, ci sarà un segretario, uno da reception, un custode, un qualcuno lì, ci sarà sicuramente. Chiamano lui, per le emergenze c'è questo numero qua, chiami lui, che lui viene in campo e mi chiama. Poi se magari non c'è la moglie incinta, sai, robe lì. Se no, bisogna proprio cambiare le metodologie. Ma non solo del Milan questo, perché io adesso parlo del Milan, ma sta roba non è solo del Milan. E secondo me il livello del calcio si è abbassato anche per queste cose qua. Anche per queste cose qua, sono diventati tutti troppo hype, professionisti hype, troppo. Sì, va bene così. No, non va bene così. Non va bene proprio per niente. Per niente. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, perché sono sicuro che soprattutto quelli della mia età sono d'accordo con me. Ma mi interessa sapere i giovani, cioè i ragazzini di oggi, come la vedono questa cosa qua? Cosa pensano? Perché loro non lo so adesso come si allenano, come partecipano, come non partecipano, però secondo me sono abbastanza d'accordo con me e mi possono dare anche abbastanza ragione su questa cosa qua. Anche se sono giovani e non hanno mai vissuto quei tempi che avevamo vissuto noi. Secondo me mi possono dare ragione. Detto questo, per quanto riguarda la formazione, ragazzi, per chiudere, fondamentalmente la formazione che ne parleremo bene domani, però la formazione dovrebbe essere quella. L'unica sorpresa potrebbe essere Piontek Leao, perché secondo me a sinistra fa giocare Rebic, potrebbe far giocare Rebic anche perché è il suo ruolo, fondamentalmente è il suo ruolo, perché Leao o gli fai fare la seconda punta o gli fai fare la prima punta, ma secondo me è più una seconda punta Leao quando giochi con le due punte, ma non è un esterno sinistro. Rebic invece è abituato a giocare in quel ruolo lì, anche se l'anno scorso con l'Eintracht Frankfurt giocava come seconda punta, potrebbe fare quel ruolo lì. Quindi secondo me può essere che fa giocare Rebic, non voglio nemmeno pensare, nemmeno immaginare che faccia giocare Calhanoglu lì, perché lì veramente impazzisco. Però potrebbe giocare Rebic e potrebbe mettere Leao in panchina e secondo me mettere adesso Leao in panchina è un sacrilegio, un sacrilegio. Quindi aspetto domani mattina per darvi la formazione, potrebbe esserci la sorpresa Leao e Piontek in panchina. Potrebbe anche essere, anche se in realtà guardando le nazionali Rebic ha giocato, Leao non so se ha giocato con l'Under, lui gioca nell'Under 19, non gioca neanche in prima squadra, non so neanche se ha giocato, e Piontek ha giocato poco e niente, quindi può essere che neanche l'hanno fatto. Boh, vediamo, vabbè, per le formazioni vediamo domani, adesso non le so. Come al solito mettete un like. Iscrivetevi allo zoccolo duro, lo zoccolo duro. E basta, vi ho detto tutto. Del ritiro vi ho detto che non sono d'accordo con quello che hanno fatto, ve l'ho detto. Formazione ve l'ho detta. 50.000 persone a San Siro, ve l'ho detto stamattina. Adesso vi ho detto tutto. Oggi vi ho fatto anche la location particolare, Milano 3, vi ho fatto girare nel parchetto, eh. Vi è piaciuto, eh? Vi è piaciuto. Ah, che cosa volevo dire? Poi chiudo. Instagram. Ragazzi, bisogna lavorare su Instagram. Stasera, tanto gioco duro a Bettinelli. Farò qualche video su Instagram. Quindi seguitemi su Instagram. Ciao belli.
Ciao, ciao.